Ora, nei prossimi 3 mesi ci sarà una campagna, come dicevamo, tutti sono stati folgorati sulla via di Damasco. Io invito sempre a farsi una domanda, ma se queste forze politiche hanno già governato questo paese, perché vengono a promettermi di cambiare il paese in campagna elettorale? Lo potevano fare mentre stavano governando, e questo vale anche per il vostro caso, no? Delle banche. Però io sono molto ottimista. Non sono venuto qui a prendere degli impegni convinto di finire all'opposizione nella prossima legislatura, altrimenti vi starei prendendo in giro. Perché tutti dicono, è comodo dall'opposizione fare le promesse, tanto tu non governerai e potrai sempre scaricare sul governo le responsabilità. La prima cosa che vi dico è che noi ci prenderemo la responsabilità di assicurare un governo a questo Paese dopo le elezioni di marzo. Ma soprattutto io non vedo molte scelte ed è una questione di conti. Oggi, per riuscire a governare, c'è bisogno del 51%. Questa legge elettorale è stata progettata per fare in modo che il partito cosiddetto di sinistra, PD, e il partito di Berlusconi, Forza Italia, si mettessero insieme e facessero 51%. Ora, questo 4 mesi fa forse era un obiettivo lontanamente raggiungibile. Oggi il PD è sotto al risultato di Bersani del 2013, quindi siamo sotto il 23%, è sotto il 23%, e il partito di Berlusconi è al 15%. Poi c'è tutta la coalizione di centrodestra che comunque non ha i numeri per governare perché è intorno al 35%. Noi siamo al 30%, siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d'Europa. Che cosa accadrà se alle elezioni? Che gli incastri tra di loro non esisteranno. Le coalizioni si sfalderanno perché non avranno raggiunto i numeri per governare, anche la coalizione centrodestra, tutta insieme, prenderà, se gli va bene, il 35%, ma è lontano dal 51% dei seggi. Ma soprattutto sono tanti micropartiti insieme che la sera che realizzeranno che non possono farcela, ognuno andrà per sé. Dall'altra parte si sono sfaldati prima ancora di partire, già ci sono due leader che vanno l'uno contro l'altro e sono fuori dalla partita di governo. Noi, se va male, raddoppieremo il numero dei parlamentari, ma se superiamo il 35, oggi siamo al 30 e credo di potercela fare, triplicheremo il numero dei parlamentari. Saremo l'unica forza politica solida, con tutti i suoi parlamentari, a poter chiedere un incarico di governo. Ci saranno due opportunità. O le altre forze politiche, dopo aver avviato le consultazioni sulle priorità e tra le priorità che metteremo al centro ci siete voi, o le altre forze politiche ci votano la fiducia, oppure perdono la poltrona perché devono tornare a votare. Io un'idea me la sono fatta di che cosa sceglieranno, come hanno fatto in questi anni. Da lì si parte per rimettere al centro la democrazia parlamentare, che significa che quando si fanno le leggi ci si mette insieme sugli obiettivi e si votano insieme, con un governo che conoscerete prima delle elezioni, perché noi presenteremo la nostra squadra di governo prima delle elezioni politiche. Non ci saranno sorprese, da noi non si vota a scatola chiusa che votiamo uno e ce ne troviamo un altro alla presidenza del Consiglio. Quelli saranno i nostri nomi e quelli saranno i ministri che io vi presenterò e che nominerò nella squadra di governo del Movimento 5 Stelle. E forse riusciremo finalmente a fare qualcosa di buono. La legge che avevano progettato contro di noi si sta ritorcendo contro di loro per i numeri che sto vedendo. Grazie a tutti. Grazie. Bene.